Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra avventura su Europa Universalis 4, in particolare la partita con Teodoro. Riprendiamo dal punto che siamo rimasti la scorsa volta, siamo all'ennesima guerra contro l'impero. Intanto vi lascio l'intro, ci vediamo fra pochissimo e buona visione. Non me ne ero accorto, Landshut ci sta assediando Teodoro. Grazie, meno male che abbiamo chiuso e riaperto e ce l'ha fatto vedere. Landshut, non è che te ne vai, no. Ci sta assediando Teodoro e manderemo uno indietro a picchiarlo. E questo mi spiace. Facciamo così, facciamo il cambio. Perché questo è quello di A5 di assedio. Fate il cambio e questi 42 andranno a picchiare, via. E torneranno indietro, se ci arrivano in tempo, spero di sì, ad assaltare questi di Landshut che ci vogliono rubare Teodoro. Da 0% col 5 di assedio si passa già a un 28, via. Il 5 di assedio ci aiuta tantissimo. Ora poi bisognerà mandare a quel paese la Boemia. Perfetto, Cracovia l'abbiamo preso. Andiamo a prendere anche Trencina. A quel punto ci facciamo una bella pace con la Boemia, che ci darà un bel po' di soldoni. Valutiamo... Convertirlo ovviamente è impossibile, sarebbe molto bello ma è impossibile. Valutiamo se possiamo in qualche modo farle perdere magari reconquest austriaci, però probabilmente ci costeranno un pacco di punti diplomatici. Siamo ancora nell'epoca delle riforme, siamo molto molto avanti come tempo. Non pensavo che prima del 1600 potessimo già avere un piede abbastanza saldo nell'impero e poter attaccare così l'impero, onestamente. Mi aspettavo più un 1650, magari. Quindi ora quello che dobbiamo fare è non buttare questa run, combatterla bene. Se la combattiamo bene, le guerre e le varie espansioni, sono convinto che riusciremo a portarla a casa. Questo non ce la facciamo. Andiamo se mai a dare una batosta qui. Non ci arrivi qui. Sì che ci arrivi. Oppure, bene, Trencin è caduto. Perfetto, quindi intanto portiamo indietro questi. Potrebbero andare a mandare a quel paese Venezia. Facciamo una cosa, se ce la facciamo saltiamo qui, ottimo. Fantastico, ci abbiamo anche un po' di rinforzi, infatti Venezia gira alla larga. Benissimo, a questo punto possiamo, qui è sempre agosto 14, a questo punto possiamo andare Boemia. 68%, speravo di più onestamente. Ok, allora, facciamo una cosa. Se io ti chiedessi... costano un botto. Ti chiedessi Reconquest dell'Austria. Quasi quasi no, facciamo una guerra apposita anche per avere meno espansione aggressiva. Baden, no, sono sempre vassalli che però non mi interessano. Dammi riparazioni di guerra, saccheggio della capitale e tutti i soldi. Transfer trade costa troppo. Va bene così, va bene così. Il resto non mi interessa, onestamente ti do una bella botta secondo me a livello economico e leviamo fuori un bel po' di uomini, infatti ora a livello di truppe abbiamo il triplo dei fanti, tranquillamente. Quindi tiriamo giù verso la Stiria, intanto così magari ci prendiamo il War Goal, che è un po' che sarebbe da prendere, e poi ci iniziamo a avvicinare a Venezia, perché mi ha rotto le scatole e vorrei mandarla a quel paese. Quindi con questi 45 e l'assedio 5, inseguiamo questi 19 che stanno scappando e andiamo verso Trieste. Non ci si passa a Trieste. Non si passa. Rimborsiamone uno. Non si passa perché? Che forte c'è questo... In guerra con noi? No. Questo non è in guerra con noi. E quindi perché non si passa qui? Scusa. Questo è un forte... Ah, sempre per il forte della Stiria? Ma no, dai, possiamo passare qui e poi girare qui, infatti. Boh, io non ci ho capito una mazza. In ogni caso... Sono un po' confuso. Questo è un forte 5. Andiamo a lui. Ok.
Sono un po' confuso perché ne ho mandati due nello stesso posto. E forse ho anche mandato quello sbagliato, infatti. Non, vabbè, non ho capito nulla di quello che sto facendo, ma va bene. Va bene così. Iria lo sbombardiamo, così cerchiamo di far prima. Qua invece abbiamo un meno 7. C'è qualcuno di noi che se ne vuole andare? Per ora no. Per ora no, ma potremmo tirar fuori qualcuno degli altri, tipo Venezia. Venezia, quanti soldi hai Venezia? 1300 ducati, eh? E noi abbiamo un 30%, ma io quasi quasi Venezia, visto che ormai ci sono vicino, le tiro via qualcosa. Magdeburgo invece se ne va, anche con un 0%. Va bene, non mi interessa, pace bianca, ciao. Iniziamo a levare omini dai nostri nemici. 1148. Ancora 55% dato da a solo 15% per la mancanza del commercio globale, del global trade. Bisognerà fare altro sviluppo. Bisognerà fare altro sviluppo per andare avanti. Vienna, vabbè, col tempo lo buttiamo giù. Ok, via. E qui, sempre agosto, 14, 9 anni, ancora 9 anni sono tantissimi. Sono 100 punti diplomatici buttati solo per il numero di relazioni. E se iniziassi a annettere anche Kazan? Sì, di Graz, ottimo. Kazan, non posso in guerra, vero? No. Va bene, iniziamo a annetterti poi dopo, allora. Qui siamo stati un po' fortunati e abbiamo preso subito il forte. Assedio 2, quindi non diamo una mano qui perché qua c'è un forte, c'è un assedio 5. Andiamo a prendere l'Istria, così intanto è una provincia in più. Penso che tanto comunque Venezia non la possiamo prendere, però secondo me è presa Trieste e l'Istria e magari anche Gorizia. A quel punto siamo messi abbastanza bene. Svezia abbiamo sempre il matrimonio reale, non è che. Non è che ci può schiattare il nostro, no? Siamo pieni di punti amministrativis. Potrei, quei punti amministrativi, invece che fare sviluppo molto caro, abbassare un po' l'inflazione. Cara anche questa, ma facciamolo. Almeno guadagniamo qualche soldino in più. Tanto con lo sviluppo molto caro non è che ci avrebbe portato tantissimo. Generale con 100 di tradizione, io me lo prendo sempre. Anche se abbiamo già 97, però sono punti risparmiati. Punti risparmi. Bello! 4, 5, 4, 3. Mi piace molto. E andiamo a farne fuori uno. Questo. Il 4, 5, 4, 3 viene a prendere Friuli. Così prese queste, sicuramente Venezia mollerà con qualcosina in più, con le war rep, con qualche soldino. Vero? Vero Venezia? Soprattutto molli qui, che abbiamo un 42%. Per piacere. 49 ora che abbiamo recuperato i cannoni. Così almeno possiamo girare verso altri. Niente. Niente, intanto sta riprendendo tutte le province perché qua giustamente l'assedio va avanti all'infinito. Brillo l'abbiamo preso. Quello che mi manca è proprio questo. E la nostra stanchezza di guerra sta salendo? Sì. Sta salendo. Ci hanno occupato delle province. Oh, Trieste cade. Venezia. Buono. Buono. Riparazioni di guerra, soldi. Basta. Mi interessano questi, guarda. Nient'altro. Ciao. Sta riprovando di nuovo a riprenderci la capitale. E a sto punto sti 15.000 corrano e basta. E gli altri si vadano a fare la guerra. A sto punto chi è rimasto? Qui vicino. Grazie, l'abbiamo presa. Qui abbiamo due forti. Andiamo a buttarli giù subito. Landshut e passa via. Chi è che sta provando a fare l'assedio? Di nuovo Landshut. Landshut, se uscisse da sta guerra, almeno non ci assederebbe neanche la capitale. Landshut non esce. Passa via esce invece. Quindi mi sta bene, ciao. Magari Landshut, una volta che li mettiamo sotto assedio la capitale, se ne va. Vediamo.
Va bene, non mi interessa prendere soldini qua, onestamente. Quello che vorrei fare è andare a vedere chi rimane. Rimane Borgogna, Ospitalieri, Augusta. E quindi Augusta, magari anche lei, avendo l'assedio quasi fatto, se ne va. E a quel punto ci rimane ben poco. Ok, perfetto. Caffa al Global Trade, 1148 al massimo. Augusta, ci puoi dare, visto che ci sei, riparazioni di guerra, saccheggio capitale, soldi e transfer trade, e rompi un'alleanza con Bo Ingolstadt. Via. E poi direi che non ci interessa altro, onestamente, adesso. Possiamo tranquillamente chiudere. Il fatto è che sono un po' dubbi, perché se chiudo mi prendo un altro meno uno ai punti diplomatici, che però comunque ne abbiamo tanti, eh. Perché sta Svezia continua ad avere il matrimonio reale, ci deve schiattare il nostro imperatore. Però se ora resta ancora un po' mi fa un favore. Quindi me ne starò. Intanto facciamo Borgogna. Ah, l'ha occupati come Francia, quindi non posso vassallizzarli. Minchia, che palle. Niente, allora niente Borgogna. Pensavo di poterlo vassallizzare comunque, quindi niente Borgogna a sto punto. Niente Borgogna. È stato un errore loro portarsi dentro la Francia. Ci ha dato una guerra facile, ma diventa troppo tardi, perdi Reconquest e la Borgogna, a quel punto non mi interessa più. Perché si Reconquest, quando è che li perde? Nel 1631 e mancano 25 anni. Mancano 25 anni. Quindi a sto punto niente, facciamo alla Borgogna soldi, riparazioni di guerra, transfer trade soldi. Ah, posso imporre la religione se non faccio un transfer trade? Va bene allora. Diventa ortodosso. E basta. E poi a sto punto a Stiria gli chiediamo Reconquest sull'Austria. Ok, me lo fa rendere. Patto noi Austria. Ce l'ha l'Austria, sì. Non me lo fa rendere come così. Vabbè, uguale, non cambia niente. Nel caso belli riconquista, esatto. Espansione aggressiva di 4. Va bene, cambia niente. Soldi e basta, nient'altro. Va bene. Possiamo confiscare? No, la nobiltà è molto bassa. Va bene, a sto punto farei scendere un po' sta stanchezza di guerra. Anche se siamo pieni di punti diplomatici, gli diamo due colpetti così, così almeno continuiamo a far guerre. Matrimonio reale Austria, sì, tanto abbiamo già Brandeburg accesso, va bene. Allora, io prima restituirei i prestiti. Un prestito. Guadagniamo 29,98 dalle riparazioni di guerra? Minchia. Molto bene, 30 ducati al mese solo dalle riparazioni di guerra, sono molto contento. E a sto punto potremmo approfittarne. Polonia. Polonia e puntiamo a collegarci qui. Intanto non abbiamo grande espansione in giro, non ho neanche messo l'espansione aggressiva più bassa, che potrò mettere poi in caso dopo la guerra con la Polonia, tanto abbiamo preso una sola provincia alla fine. Truppe te le do, truppe te le do. E a sto punto usiamo i punti in più veramente per abbassare il costo, fare generali buoni. Quale qua abbiamo un generale che fa schifo, sì, due addirittura. Questo fa veramente pietà, e questo anche. C'hanno due generali. Ha raggiunto un nuovo livello di professionalismo che ci dà che cosa? Completare le guarnigioni. Questi generali sono molto buoni, guarda qui. Questo non è il nostro. 4, 5, 6, 2, 2, 6, 4, 2. Non male, non male comunque. Polonia che è ancora in guerra con Moscovia. Abbiamo tregua, fino a quando? Fino a quando? Dicembre 1608, 2 anni. È lo stesso la Lituania, immagino.
perché erano insieme. No, maggio 1610. Brandeburgo ci chiama in guerra contro Ruppin. E beh, vai. Riduciamo un po' di inflazione. Usiamo i punti così adesso, perché di fare sviluppo molto caro non mi va. Preferisco agevolarci in questo senso. E poi non appena possiamo fare invece il commercio globale, a quel punto facciamo le tech. 5,24 al mese è molto buono. Qui come procede? 1,48, 1,08, 1,58, qua molto lento. Però 1,94, 5,24. Questo in, a Teodoro in poco c'è. Allora, qui abbiamo 2 anni, eh. Abbiamo 2 anni in cui, allora, ci addestriamo. Anzi, qua però prendiamo logoramento. Spostiamoci. Königsberg. E il terzo esercito? Qui. Terzo esercito che è qui. Terek scende da solo. Goldingen, dove cavolo è? Qua a nord, vero? Sì, era la provincia che avevamo utilizzato. Vieni qui a farlo scendere. Avanti. Quindi una relazione di troppo. Eh sì, questa qua sempre. Ok. 30% dato, 15% commercio globale, 15% per i 2 anni di anticipo, ma il bonus del paese confinante. A proposito, ah, siamo in guerra, quindi non posso neanche annettere Kazan. Devo farlo prima. Devo farlo prima, annettere Kazan non era male. Ok. Moscovia? Posso attaccare te invece, volendo. Potrebbe essere un passatempo. Saltiamo la Moscovia. Ci prendiamo queste province qui, qualcosa qua dietro, giusto per ingrandire un po' i confini. E iniziamo a ripagare questi debiti. 50 punti amministrativi. Adesso che non mi servono, me li dai sempre. Quando invece mi servivano non me li davi manco morto. Un po' di sviluppo. Abkhazia. Abkhazia però volevo fare sviluppo e lo facciamo... Lo facciamo anche diplo. Ok. Allora, Moscovia. Noi possiamo fare... Ah, non abbiamo... Non abbiamo casus belli, perché giustamente qui non c'è di... Beh, è stessa religione, quindi dobbiamo fare reti di spionaggio e conquest, se no è impossibile. E qui qualcosa da liberare non c'è, riazzana pochissimo, no, non c'è nient'altro. Nulla, va bene. A questo punto niente guerra for fun con la Moscovia, non per ora quantomeno. E direi aspettami 2 anni e andiamo sulla Polonia. Salvo approfittare e ritornare sulla Boemia, però abbiamo la tregua, quindi niente, con i Reconquest. 700 ducati? No, vabbè, perdiamo i punti amministrativi che attualmente non mi interessano così tanto. Quanti debiti abbiamo ancora? Uno. Un debito. Allora, questa annessione, 1614, sempre il solito, 7 anni. 7 anni e nel mentre invece aspetteremo. Nel mentre aspetteremo. E poi approfitteremo di qualche momento buono. Qui abbiamo detto che... dicembre 1608 e qui invece maggio 1610, quindi tra un anno si può partire in guerra con la Polonia. Hanno già fatto pace, ottimo, quindi Kazan, io direi che è il momento di iniziare l'annessione. Direi che è il momento, esige l'annessione, via.
Questi sono gli oltraggiati, li possiamo richiamare perché tanto non ce n'è più tanti negli oltraggiati. Così almeno anche i punti diplomatici non salgono o non salgono molto. Confiscare un corno, nobiltà a 11. 11 di lealtà. Però almeno siamo abbastanza a tiro. Ecco, 3700 ducati. Se ora mettessimo da parte un po' di soldozzi, potremmo fare la commercio globale, il global trade. Ok, non abbiamo ribelli in giro. Favori, denaro, non ci penso neanche. Anzi, a proposito, Danimarca, oro non me ne dà, Francia non me ne dà. Chi potrei chiedere? A Brandeburgo, ma è in guerra, non ha comunque i soldi. A sto punto ti chiedo intanto gli uomini, non che mi servano veramente, ma li chiediamo. Se poi mettessi da parte due soldini in più, a quel punto te li chiedo. Ah, li ha messi da parte la Danimarca, quasi quasi li chiedo alla Danimarca. È vero che sono 100 in meno, 120 in meno, ma almeno sono tranquillo, ce li ha e fine. Perfetto. Boemia non è più grande potenza, molto bene. Opposite a grandi potenze? No, siamo stati declassati, siamo sesti. Sesti perché non abbiamo il commercio globale, sennò passeremo terzi. Saremo terzi. Quanto siamo ora qua? Stiamo scendendo già. Sì. 3,37 direi che va bene così. Facciamo un po' di sviluppo per alzare il global trade. Autorità patriarcale. Dai, che ci siamo, ma ci siamo ormai, così almeno anche qui ci prendiamo un po' di. Ci costa meno almeno. 30 mesi finisce l'epoca delle riforme. Dobbiamo iniziare a levare tutte queste cose. Dobbiamo iniziare a levarle tutte. Quindi, prima cosa levo? Autorità patriarcale la tengo. Questi 10-10, che non cambia niente, iniziamo a levarli. 10-5 è quello dello sviluppo nel tempo. Non è che facciamo tanto sviluppo, ma quasi quasi. No, reputazione diplomatica mi serve per ora. Lo leverò più tardi. Questo. Tanto non è che si va a fare molto sviluppo. Cioè, molti missionari. Non si va a convertire granché. Poi quando risale, a sto punto iniziamo a tagliare. Iniziamo a tagliare perché fra pochi anni, fra neanche 3 anni, abbiamo poi il cosa? Abbiamo l'assolutismo. A quel punto scende ancora l'espansione aggressiva. Ottobre 1608, signori, qui sta finendo la tregua. Iniziamo a riprendere intanto le truppe e a portarle qui al confine con la Polonia. Che si va in guerra. Si va in guerra, ovviamente non posso occuparla tutta, 220%, neanche in due guerre, però iniziamo a prenderne un pezzetto. Così intanto ci ricolleghiamo qua. Perfetto. Tregua scaduta, che vuol dire? Polonia, dichiara guerra, Svezia e Gotland. Quasi quasi, ma sì, entrate con me. Perché no? Tanto non mi cambia assolutamente nulla, solo un po' di soldi, ma va bene. Iniziamo. Iniziamo. Questo è un forte, andiamo a prenderli da loro. Due di assedio, cinque. Qui. Qui. Questo quanto ha di assedio? Tre. Vai su Varsavia, non puoi. Prendi allora una provincia qualunque. Gotland e Svezia. Svezia, penso e spero che ci pensi da solo la Danimarca, che ha quanti uomini? 56.000 e la Svezia 20. Onestamente dovrebbe farcela tranquillamente. E magari con questi soldi iniziamo a fare poi il global trade. Global trade perché qui non. Anche se vanno in parte a loro, penso che qualche soldino ce l'abbia. 670 ducati, 500 la Svezia, beh, Gotland no.
Però superiamo già i 1000, magari 600-700 ci arrivano a noi. Non mi rubare Varsavia, Brandeburgo. Va bene che l'assedio lo stai facendo te, ma poi dammela a me la provincia. Gli altri forti non ci sono. Anzi, prendiamoci queste che sono più le terre che potrebbe prendere lui e che invece voglio io. Varsavia non penso che se la tenga, infatti, bravo. Bravissimo. Andiamo a occupare e poi andiamo a picchiarli giù. Qui. Questa provi... queste magari se le tiene, sì, infatti. Vabbè, tanto noi il 100% non lo possiamo fare, a me interessa Naclo. Poi del resto non mi interessa tantissimo. Così queste qua posso non prenderle, non mi cambia assolutamente nulla. Iniziamo a creare un po' di embargo sulla Polonia. Svezia, Danimarca, potresti tirare diretto a Stoccolma. Liberiamo Jedisan. E usciamo nella nostra zona così da controllare che non tirino fuori cose. Ok, qua abbiamo occupato tutto. Qui possiamo mettere volendo un po' di diffusione di istruzioni così un po' più veloce. E da potenziare anche il trade, il Porto. Venezia non più Grand Great Power. Riusciamo a entrare prima della fine della battaglia? Sì. Tutto bene. Andiamo su 163.000 di manpower. Portiamoli qui che non sa mai che magari saltano fuori con qualche truppa. E questi provano a chiudere a tenaglia invece. Proviamo a chiudere. Vediamo se riusciamo a dargli una botta. Poi intanto bravo Kazan che occupa queste province. Ci siamo? Sì, questi 17 li abbiamo pinzati. Quanti uomini ha la Polonia in totale? 18, ok. Perfetto, ora non più perché abbiamo fatto uno stack wipe. Penso che abbia solo questi 6.000. Se riusciamo a pinzarli e a portare a zero le truppe, meglio ancora. Probabilmente arriveranno qua. Infatti, bravo Kazan. Passa qua, Kazan. Ce l'ho fatta. Ottimo. A questo punto possiamo tranquillamente portare questa indietro oppure andare a Stoccolma direttamente. Perché Svezia non esce, vero? No. Svezia non esce e non sarebbe male provare a prendere qualche soldino. Giusto per ottobre 15. Si è allungato qualcosa. Non abbiamo perso legittimità, però si è allungato un pochino. Vabbè, avranno fatto un po' di sviluppo magari. Allora, 1148 vuol dire che dal prossimo punto, se no, li perdiamo. Fammi vedere un po' come siamo messi. Qua, adottato, adottato, qui no. Ora, un po' più avanti. Va bene. Dai, direi che possiamo fermarci qua per ora. Questo è solo due di assedio, questo. Però vabbè, Stoccolma è un forte uno, dovrebbe cadere al volo comunque. Vediamo se riusciamo a fare al volo questa guerra. Cosa del logoramento 0,06. Se riusciamo a chiuderla velocemente, almeno... Bravo, bravo Danimarca, finalmente hai capito cosa devi fare. Tregua con Lituania è scaduta, sappiamo già dove andremo. Dove andremo alla prossima guerra. Andiamo a dare una mano, dai. Se ce la facciamo arrivare prima del prossimo tick, no. Non ci arriviamo. Allora, rapporto finanziario, rimborsa. È l'ultimo debito.
15 giugno, va bene. Così almeno il prossimo tiro è già a 42%, dovrebbe chiuderla abbastanza velocemente sto forte. 57, ti pareva? Poi facciamo una guerra con la Lituania e poi ritorniamo sull'impero. Quasi quasi. Vediamo quando scade poi la tregua con la Boemia, perché sarei per fare il reconquest di nuovo sulla Boemia. Così ci prendiamo un po' di terre noi e un po' le diamo all'Austria. Così almeno ci colleghiamo, abbiamo una continuità territoriale anche con il nostro vassallo, perfetto. Allora, a sto punto, abbiamo detto Svezia, no, Svezia no, ah, perché c'è una battaglia in corso, navale, che sta anche perdendo, ottimo. Ok, allora, Svezia, ci puoi dare. Riparazioni di guerra e soldi, e basta, perfetti. E appena abbiamo di nuovo il nostro amichetto diplomatico, giugno 16, aprile 16, 17. Forse perché... No, non è vero. Forse non sono sufficienti i punti. 3, 6, 9, 10, 14, meno 2, meno 6, meno 12. No, sono giusti, 12, 0 precisi. E comunque abbiamo 964 punti. Con la Polonia, invece... Prendiamo un po' di terre. Vediamo soprattutto che non rompano le scatole con l'espansione aggressiva. Solo un po' di Boemia. Direi che così potrebbe andare bene, anche se vorrei un po' di soldi. Potremmo far così, riparazioni di guerra e soldi. Oppure, invece dei soldi, visto che sono pochissimi ducati, saccheggio capitale. Così almeno... Ci dai un bel po' di province, mi piace, va bene. Iniziamo a creare un bel confine. Legittimiamo tutto, 86% di sovrastensione è fantastico, direi che ci fermiamo così, con un Teodoro che inizia ora a creare i confini. Grazie e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.